turn up the music. I was at a gym the other night. I was feeling real good, so the feeling was right. I came to the party for a different kind of action. The next thing I know, I was doing a Michael Jackson. Saluto a tutti e un ben ritrovati anche questa sera per questo nuovo appuntamento con La Cagranda e le sue cascine. Storie e storie dal 1456. Oggi scopriremo un luogo incredibile, uno spazio dove la natura è protetta e dà vita a paesaggi maestosi. Parliamo del Parco Lombardo della Valle del Ticino, che tutela migliaia di ettari di habitat naturali lungo il fiume Ticino, che è un corso d'acqua molto imponente che dalla Svizzera raggiunge il Lago Maggiore e addirittura il Po. Il parco aderisce al progetto promosso dalla Fondazione Patrimonio Cagranda con l'obiettivo di far conoscere e di vivere uno degli ambienti più ricchi di biodiversità della nostra regione. In studio questa sera abbiamo la dottoressa Cristina Chiappa, presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Benvenuta e buonasera. Grazie, buonasera. Dottoressa Chiappa. Allora, prima di entrare nel vivo di questa puntata, io volevo vedere insieme a lei e ai nostri telespettatori un filmato che rappresenta appunto le bellezze della Valle del Ticino. Vediamo. La riserva NAB Valle del Ticino è il più grande parco fluviale d'Europa, principale corridoio ecologico tra le Alpi e gli Appennini, fondamentale direttrice per le migrazioni tra l'Europa e l'Africa. Quest'area di 150.000 ettari rappresenta il polmone verde della pianura padana. La riserva tutela il fiume, i boschi, le aree umide e le zone agricole che costituiscono l'habitat per oltre 6.200 specie vegetali e animali, coniugando la conservazione della biodiversità con l'educazione ambientale, la promozione di forme di turismo sostenibile, il mantenimento di pratiche agricole tradizionali, al fine di creare consapevolezza del proprio capitale naturale e tramandarlo alle giovani generazioni. La mia riserva della biosfera è orgogliosa di condividere! Rieccoci in studio. Allora, dottoressa Chiappa, abbiamo detto che parliamo questa sera del parco della Valle del Ticino. Diciamo che uno degli elementi più importanti appunto di questo parco è il fiume Ticino, che è questo grande corso d'acqua, suggestivo corso d'acqua, uno dei più grandi del nostro territorio. Quali sono le caratteristiche di quest'area protetta e soprattutto quali sono gli ambienti naturali e le biodiversità che protegge? Beh, le caratteristiche sono diverse e numerose, trovano la loro essenza proprio all'interno del fiume, un fiume che anche ora oggi è libero di uscire dal proprio letto, quindi di andare per boschi o per le aree dei maniali nei momenti di piena. Gli ultimi tempi sono caratterizzati da piogge intense, quindi il fiume ha mantenuto questa sua libertà di divagare fuori dal proprio letto. Il fiume e tutti i canali ad esso collegati sono importanti sul nostro territorio per in particolare l'agricoltura e la produzione di energia elettrica. Ovviamente il fiume di per sé costituisce un habitat ideale per numerose specie. C'è da dire che da quando il Parco del Ticino è stato costituito nel 74, l'opera che ha portato avanti il parco ha permesso la reintroduzione di numerose specie che sul nostro territorio stavano ormai sparendo, quali per esempio il picchio nero o l'istrice. Non dimentichiamo tra l'altro i progetti LIFE promossi dall'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda la fauna ittica. E negli ultimi mesi la notizia che lo storione Cobice è tornato nei nostri fiumi e si è avuto anche l'avvistamento nell'Adriatico, quindi il progetto diciamo che ha funzionato bene.
La grande disponibilità di acqua poi sul territorio ha permesso la diffusione di un'agricoltura di qualità e quindi rispettosa dell'ambiente e rispettosa soprattutto di questo elemento fondamentale di cui stiamo parlando, della biodiversità. Questi elementi trovano la loro essenza in un progetto promosso dall'UNESCO, progetto MAB, che ha visto il Parco del Ticino e diciamo, l'area ad essa collegata del riconoscimento di biosfera, di riserva della biosfera, riconoscimento che è stato dato nel 2002 ed è stato riconfermato nel 2014. Bene, dottoressa Chiappa, nel parco abbiamo visto che convivono sia natura che agricoltura. Diciamo che accanto ad ambienti habitat naturali, molte volte ci sono degli ambienti in cui l'uomo interviene appunto con l'agricoltura. Tra l'altro molte delle campagne, delle cascine della Cagranda sono proprio all'interno di questo parco. Ci può raccontare qualche esempio virtuoso di agricoltura all'interno del parco? Assolutamente, diciamo che nelle zone tra Morimondo e Besate, ma anche in altre zone un pochino più limitate, troviamo numerose cascine di proprietà della Cagranda. Mm-hmm. Queste cascine, aziende agricole, hanno da sempre diciamo, portato avanti un'agricoltura rispettosa del posto e quindi mantenendo dell'ambiente. Quello che è l'origine rurale dell'ambiente circostante e in particolare Fondazione Cagranda ha valorizzato il proprio patrimonio anche in collaborazione con alcuni progetti proprio con il Parco del Ticino. La collaborazione che è nata quindi da Fondazione e dal Parco dovrà in qualche modo, ci attendiamo che prosegui negli anni futuri, da una parte per conservare e recuperare quelle che sono le cascine sul territorio, ma anche per favorire le aziende che adottano buone pratiche agricole. Per il Parco del Ticino l'agricoltura è un elemento fondamentale, diverse zone sono caratterizzate da attività agricole. L'agricoltura in particolare è importante per il parco perché da una parte ovviamente dà reddito a famiglie e lavoratori, dall'altra contiene quello che è lo sviluppo urbano, ma soprattutto fa da cuscinetto tra le aree urbanizzate e le aree boschive e fluviali che caratterizzano proprio il parco. Poi c'è da dire appunto che per noi è importante promuovere un'attività agricola caratterizzata da buone pratiche agricole, ovvero quelle pratiche che nel loro sviluppo consentono anche un rispetto del territorio e l'adozione di alcune pratiche proprio fondamentali per quello che è lo sviluppo, uno sviluppo agricolo in sintonia con il territorio. Certo, le aree protette di cui stava parlando poco fa, diciamo che hanno l'obiettivo di tutelare la natura, potremmo dire, e vanno assolutamente conosciute. Quali sono le iniziative che il parco promuove? Sul territorio il parco promuove diverse attività, c'è da dire che il parco è facilmente raggiungibile da Milano in pochi minuti, in 20 minuti, mezz'ora si è direttamente all'interno del parco. Il parco è percorribile attraverso diversi mezzi, sicuramente a piedi, in bicicletta, ma anche in canoa o a cavallo e quindi è possibile percorrerlo in diversi modi e approcciarsi al parco in diversi con un diverso spirito, dipende sempre da quello che è in cerca, diciamo, l'escursionista. Da quello che si vuole. Sì, esatto, ci sono 700 chilometri di sentieri sul territorio, quindi sicuramente una grande varietà di ambienti visitabili come si desidera. Sul nostro sito del parco, sito web del Parco del Ticino, www.parcoticino.it, è possibile consultare tutti questi sentieri e attraverso anche il progetto Germoglio del Ticino visitare, diciamo, vedere diversi escursioni. Ricordo anche, e non è da poco, un turismo enogastronomico che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni e con le nostre aziende, con le aziende a marchio Parco Ticino.
Dottoressa Chiappa, questo parco, come dicevamo prima, è un parco molto grande dove ci sono diversi centri, diversi punti informativi, si possono fare diverse visite. Qual è il percorso che ci consiglia? Allora sì, diciamo che il parco è caratterizzato da diversi ambienti, essendo un ambiente così, un territorio così vasto che va praticamente dal lago fino giù a Pavia, sicuramente gli ambienti da visitare sono tanti. Uno in particolare possiamo ricordare la riserva della Fagiana, che è a 20 minuti da Milano, quindi facilmente raggiungibile, dove è tra l'altro inserito uno dei nostri punti visita, che fa da porta a tutto quello che è l'ambiente circostante. Ricordiamo poi altri punti parco che sono l'ex dogana Lunate Pozzolo e il centro Monte Diviso a Gallarate. Bene, diciamo quindi i percorsi che si possono fare sono tantissimi e si possono visitare sul sito parcoticino.it, sì, esatto. Giusto? Bene, io sono arrivata in chiusura, per cui la ringrazio per queste informazioni che ci ha dato. Ringrazio anche voi amici da casa e vi auguro una buona serata. Turn up the music.